ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei preparare con voi il TBR card per novembre. Perché? Perché novembre inizia di mercoledì. E a me dà molto molto fastidio avere la TBR di martedì e poi non sapere cosa mettere nel giovedì. Mi urta, quindi ho pensato di fare così. Divido in due la cosa che volevo fare in un unico video e fa niente. Quindi oggi prepareremo insieme, insomma, il range di scelta. E giovedì invece vedremo proprio la TBR effettiva, che stranamente oggi è il 20 ottobre e io non ho ancora girato, visto che ultimamente mi portavo avanti già metà mese. Sto giro non l'ho ancora fatta e non so neanche dove andare a sbattere la testa, quindi va bene così. Va bene così. E allora io direi che intanto smonto tutta la prima parte, perché non lo so bene che cosa voglio fare della mia vita e delle mie letture, ma mi sono selezionata una quindicina di categorie, diciamo, e quindi vorrei magari pescare un libro per ciascuna di queste categorie, comunque molto vaste, diciamola così, molto generiche, e appunto cercare di far entrare un libro per ciascuna. È chiaro che se non tutte entrano e magari qualcuna si accorpa a qualcun'altra, posso comunque togliere i libri, tanto non è che devo leggerli tutti 15, semplicemente avere un range di scelta, così da non dover poi guardare tutto il carrellino e mettermi ansia da sola, perché siamo capaci anche di questo qua. Io, me stessa, me, medesima e tale. Detto questo, io allora smonterei tutto. Allora, questi qui li togliamo perché li sto leggendo adesso. Uria Hip e Onieka 2. E sono a metà di entrambi, stendiamo pietosi veli per cortesia. Per cortesia. Poi, ovviamente, il viaggio di Cadere Middle Game non li ho ancora neanche aperti, ma vorrei farlo in questi ultimi 11 giorni rimanenti, se tutto va bene. Qui non sta andando bene niente, quindi va bene lo stesso. Le agenzie lattes, a questo punto penso che in realtà sarà una delle scelte che lascerò qui, perché non ci arriverò neanche piangendo, e tutto il resto pure lo tolgo. Alcune cose ritorneranno fra di noi, ma altre non credo. Altre che mi sono anche rimaste magari per progetti tipo Festa Prediction e cose del genere, in realtà non ho neanche più voglia di leggerle adesso. Non che non sia più interessata a leggere, però in generale non ho voglia di leggerle adesso. Quindi chi se ne frega se non completerò questi progetti durante l'anno, cioè entro l'anno, va bene lo stesso. Chi se ne frega, tanto non è che, cioè, voglio dire, le ho fatte io, quindi va bene uguale. Va bene uguale. Allora, intanto come prima parte di selezione vorrei prendere un libro per ogni anno di acquisto in TBR, escludendo ovviamente Dio di Illusioni, perché l'ho comprato molto prima del 2019, ma noi conteremo dal 2019 a oggi. Allora, di libri comprati nel 2019 me ne sono rimasti due da leggere, idem per, in realtà, per il 2020. Sono sempre a leggere. Io tutte le volte che vedo sti libri mi viene male, perché non ne posso più di vederli, quindi ho detto mi devo concentrare e toglierli dalle balle. Perché sì, perché si può fare, alla fine è solo pigrizia e lo devo fare. Quindi per il 2019 mi sono rimasti Echi da Babele e Inchiostro Proibito. E io andrei attualmente su Echi da Babele, che è il saggio della Santa Caterina, presumo sulle traduzioni. Mi ispira così per il momento, piuttosto che censure varie, anche se attualmente forse è più, sarebbe più corretto, in un certo senso sarebbe più coerente con purtroppo il clima di questi giorni, leggere quello sulle censure, ma non ho voglia, così proprio, detto onestamente non ne ho voglia. E invece per il 2020 mi è rimasto di nuovo Leviathan o Globe. Io francamente non so dove li ho messi. Allora, Leviathan è qui, Globe è sparito, ah, qua proprio, cioè, nascosto nell'angolino, quindi no, c'è un altro piano ovviamente sotto di carrello, che voi non vedete. Ma io penso che metterò Leviathan a questo punto, perché sì, dai, prima o poi lo devo leggere, anche perché mio papà l'ha letto, gli è piaciuto, e sta aspettando che io compri gli altri due, quindi devo anche un po' muovermi, sì, dovrei proprio farlo. Poi, invece, per il 2021 ho già più scelta, direi, ma ce ne sono due in realtà che mi intrigano di più in questo momento, e sono, dove sono nello specifico prima di tutto? Ah, allora, uno è qui, Tracce dal Silenzio. No, in realtà ci sono tre. Aspettatene. Allora, tu mi hai rotto le balle lì? Sì, grazie. Allora, uno è Tracce dal Silenzio, perché ho scoperto che sono usciti gli altri due e forse dovrei effettivamente iniziare a leggerlo per davvero, così sparisce dalla TBR una volta per tutte. Però avrei voglia anche di leggere un'altra cosa, ma io per adesso metto questo, perché quell'altro in realtà lo posso mettere anche dopo. L'altro che mi ispira è
sarebbe Indexing, il primo della serie, naturalmente, che però sono due, quindi mi ispirava tanto. Ho poi anche da mettere un libro in lingua, un libro di una serie, quindi posso sempre pescarlo se non c'è altro che mi attira di più. E quindi così. Poi eventualmente comunque anche Middle Game del 2021, se non riesco a leggerlo adesso, a fine ottobre, quindi chissà tutto può essere. Poi ribadisco, è sempre così molto buttata lì, perché qui le cose si fanno buttate lì. Poi del 2022, francamente non so nemmeno io, l'unico che mi sento di mettere è The Naturals, perché di altre cose sono o seguiti di serie che però devo ancora leggere i primi e quindi non è il caso, o altre cose che in questo momento non mi va di leggere. Oh, tu sei del 2021? Ah no, tu sei del... No, cosa sto dicendo? No, del 2022, ok. No, allora, in realtà c'è o questo, aspettatene, oppure quest'altro. O La fotografa degli spiriti, e mi metterei in pari con Daisy Cardi, poi in teoria quando uscirà poi l'ultimo? Chi lo sa, di solito escono per Natale, ma io per adesso non ho trovato notizie da nessuna parte dell'ultimo, quindi boh, chi lo sa. E poi The Naturals, quindi anche qui abbiamo una doppia opzione. Una doppia opzione. C'è una cosa. Se io li metto dietro, no? Quelli che sono in dubbio. Li metto qua, quelli che sono in dubbio. Li metto tutti e due. Poi vediamo cosa succede. Il disastro, come sempre. Siamo al 2022, quindi devo scegliere uno per il 2023. Ma per il 2023 io metto questo. Perché bonci bonci bobo bon. Voglio una cosa semplice ed è leggere un'avventura che l'ho comprato questo mese. Quindi vai lì, grazie, perfetto. Che volevo leggere questo mese, ma non credo assolutamente di farcela. Quindi per adesso va lì. Se poi invece lo leggerò, chiaramente ci piazzerò altro. Perché di altre cose che ho comprato, non ho voglia di niente in questo momento. Poi ho da mettere un libro in italiano, un libro in inglese, un saggio, un libro di una serie e un tomone. Allora, partiamo dal contrario, perché per il tomone io voglio assolutamente Fairy Tail di Stephen King, cioè proprio da qua non si scappa. Quindi stai lì, mettiti lì, bello tranquillo e siamo tutti sani. Poi, libro di una serie. In realtà ce li abbiamo, no? Quindi non serve che io vada a pescarne ulteriori. Quindi tutto sommato va bene anche così. Va bene anche così. Perché Skandar, che è sempre qui che attende di essere letto, nonostante io avessi molta molta fretta di iniziarlo, in realtà ho deciso che voglio sperare che esca effettivamente l'audiolibro, dato che il primo l'avevo sentito in audiolibro, vorrei sentire in audiolibro anche questo. Speriamo che il signor Audible lo farà uscire prima o poi nella vita. Se non cado è anche meglio. Poi il saggio ce l'abbiamo, abbiamo anche da Babele, quindi siamo molto a posto. E libro in lingua. Ci abbiamo anche quello. Sì, abbiamo anche quello. Però se vogliamo mettere di nuovo dello stick di Freya Samson, va bene, noi ce lo mettiamo, che problema c'è? E poi un libro in italiano, ma direi che non mancano, un libro in italiano non mancano. Quindi quello. Ah, però un momento. Però un momento, perché io vorrei mettere però anche questi due. Vorrei riuscire a farceli entrare. Ma io ce li farò entrare lo stesso. Che sono Switch e Darkest Mind 1. Vorrei farcela, quindi mettiamoli. Per nessuna motivazione specifica. Poi, invece, un libro di copertina rigida. Oh, strega. Andiamo a io. Uiau. Vabbè, ci terremo solo Leviathan in copertina rigida, così è la volta buona che ho solo quello e quindi quello per forza leggerò. Vai! No, vabbè, oppure ci metto la Leggenda dell'Atlas, dai, mi sento buona d'animo e lo mettiamo lì, poverino. Poi, in copertina flessibile di lei che c'è a Iosa, regalo, un regalo ricevuto, sì, c'è. Allora, dello Sticket è un regalo, mi è arrivato il compleanno quest'anno. La fotografa degli spiriti mi era arrivato a Natale, quindi siamo a posto. Un nuovo acquisto c'è, perché c'è questo che ho comprato questo qui questo mese e Switch che ho comprato il mese scorso, quindi anche del gelato comunque un nuovo acquisto, quindi là ci siamo. E poi un
un libro per un progetto. Ecco qua, forse non ci siamo tanto, o forse sì. Come progetto intendo tipo libri che avevo iniziato e devo finire, piuttosto che libri messi nelle 5 star predictions, intimidating e cose varie. Oppure cose per pulire il mese. Allora, per pulire il mese in realtà ci siamo, perché nel 2021, ad aprile, mi è arrivato solamente un libro. E per... ah no, però... vabbè, sì, pulirei quello, però poi avrei aprile 2023 con un altro libro singolo, quindi... per finta. Per finta. Potrei mettere Globe di luglio 2020, per finire luglio 2020 e, togliendo Leviathan, finirei tutto il 2020, ma no. No, facciamo che va bene così. Facciamo finta di niente. Non facciamo il pulisci il mese. Per 5 star prediction e intimidating potrei ritentare di mettere Arcana, perché... ora mai più, ma magari questo provo a leggerlo già sto mese, ci provo all'inizio, poi se fa schifo, via, va bene uguale. 5 Star Prediction. Ah, però c'è The Naturalist, che è nelle 5 Star Prediction di quest'anno, se non mi sbaglio, nella sezione inglese, quindi va bene, siamo sani. Siamo sani, siamo salvi, vabbè, sto blaterando, come sempre, non credete che stia facendo discorsi sensati e ragionevoli, perché qui proprio bisognerebbe avere dei neuroni per farli, e non è il mio caso. Quindi, morale della favola, 3, 6, 9, 12, vanno bene anche 12, voglio dire, no? Non è che devono essere 200.000 per forza. Anche perché, adesso è uscito l'ultimo di Tilly, di Anna James, e io ovviamente lo devo prendere e leggere, quindi direi che ci serve spazio anche per quello, e secondo me ne ho per un bel po', perché di solito sono intorno alle 400 pagine, quelli, quindi... sicuramente mi arriverà più o meno qua. Eventualmente buttiamola lì. Se dovesse piacermi il primo di indexing, potrei volerci buttare dietro anche il secondo. E poi a novembre, in realtà il 7 novembre, uscirà Il Mondo. Ah, deve uscire poi anche il 31 ottobre il seguito di Una magia infusa di veleno. Adesso non ricordo il titolo. Quindi quello lo devo leggere assolutamente, perché devo capire come va a finire tutta la questione. Quindi diciamo che insomma possiamo lasciare tre slot. Anzi, tu spostati. Possiamo lasciare tre slot e 3, 6, 9, 12, esatto. Lasciamo tre slot per le nuove uscite che deciderò di comprare e ovviamente leggere tutte a novembre. A questo punto per forza, perché escono comunque troppo in là, cioè oltre il 31 ottobre o dopo, quindi per forza di cose non potrei leggerle adesso, è ovvio. E quindi basta. Quindi, per ricapitolare, Echi da Babele, Leviathan, Trace dal Silenzio, Indexing, The Naturals, La fotografa degli spiriti, tu come cane che già chiami, Leggerò l'avventura, Fairy Tail, The Lost Eagle, Switch, Perfect Mind e La Gente Lattes. Boh, abbiamo le 12 le 12 facce che si presenteranno tra noi per il TBR Game di novembre, con anche poi eventuali aggiunte che vedremo se ci saranno oppure no. Non ho ancora deciso cosa fare per novembre come TBR Game, perché volevo non fare il solito giochino, ma fare qualcosa di diverso, perché mi sto un po' annoiando, perché mi escono sempre le solite cose alla fine e quindi non ho più voglia. Tanto siamo a fine anno, quindi voglio farmela con calma. Sto cercando di capire anche come organizzarmi per il TBR Game dell'anno prossimo, le challenge dell'anno prossimo che voglio creare io stessa medesima. Quindi non lo so. Voglio fare proprio le cose tranquille anche per riuscire a recuperare magari letture che continuo a rimandare, tipo Middle Game, tipo Il Viaggio di Caden, tipo tutte queste, tipo tutto. Quindi, boh, vedremo cosa succederà, lo scopriremo però dopodomani, direi. Detto questo, io vi saluto, fatemi sapere se voi avete già fatto magari una selezione delle vostre possibili scelte di novembre, e ne parleremo più nello specifico, però appunto dopodomani, e noi ci vediamo. Dopo domani. Ciao!